ho cominciato la mia carriera facendo le chiusure a Radio Popolare, se quella si può chiamare carriera, di Milano. Da quando facevo l'università andavo a fare il giornale radio della notte, perché quello dei giorni, durante la giornata lo facevano gli assunti alla radio, e correva l'anno 82, 83, 84 per tutto il periodo dell'università. Sono andato a fare il chiusurista a Radio Popolare, finivamo con il giornale radio di mezzanotte e mezza. Il pezzo che mi è stato pagato di meno, se escludiamo gli anni a Radio Popolare dove non mi davano assolutamente niente, il pezzo che mi è stato pagato di meno probabilmente è stato il mio primo pezzo, quello che ho scritto per il Manifesto, il mio primo pezzo su cartaceo, che era un'intervista a un gruppo di allenatori di calcio che avevo trovato a una riunione sindacale di allenatori, e mi è stato pagato zero, quindi meno di così non è possibile. I giornalisti in più rispetto ai blogger hanno sicuramente la possibilità di preparare un lavoro e di scriverlo e di approfondirlo, essendo pagati per farlo, quindi non avendo altri impegni, mentre il blogger il più dei casi non è in grado di mantenersi da solo con il suo lavoro di blogger, quindi fa altre cose, quindi il comunicatore professionale più che il giornalista ha delle possibilità in più, non perché sia necessariamente più bravo, magari lo è anche, non è detto, ci sono ottimi blogger, pessimi blogger, ottimi giornalisti, pessimi giornalisti, sicuramente, però il giornalista professionista o comunque il comunicatore professionale parte avvantaggiato, perché ha un giornale che o lo paga prima o lo paga dopo, e comunque gli dà delle possibilità molto maggiori di approfondire un argomento. Cioè, se io pago un pezzo 3 euro vuol dire che questo pezzo lo considero di scarsissimo valore, quindi vuol dire che sto proponendo ai miei lettori, che siano essi cartacei o online, un prodotto che io stesso penso essere di cattivo valore. No, l'ordine dei giornalisti in generale nella vita meno interviene meglio è, essendo organo di appalesata inutilità, o meglio di utilità soltanto per i suoi dirigenti che prendono lo stipendio, la segretaria. Questo è un po' un vezzo che si è creato ultimamente in Italia, quella di essere su Twitter che ti consente di fare la battutina e di essere poi retweetato da tanti altri, quindi in qualche modo solletica il tuo ego. Credo che se vuoi in qualche modo fare buona comunicazione devi usare tutte le piattaforme e mescolarle: Twitter, Facebook, il tuo blog, se lavori su un giornale, il giornale, il sito. La grande sfida che abbiamo noi giornalisti, cioè fare una comunicazione che evidentemente va in grandissima prevalenza verso il digitale, con dei luoghi digitali in cui la pubblicità, essendo questi luoghi prevalentemente gratuiti, in cui la pubblicità regge il modello, regge il sistema. Bel casino. In generale, sia ben chiaro, io sono contrario a qualsiasi forma di utilizzo di contenuti basata su un rapporto di forza in cui chi dà i contenuti è debole e chi dà lo spazio è forte. Quindi si tratta di volta in volta di verificare, ci sono delle situazioni in cui si può anche ipotizzare che il blog sia gratuito, ma sicuramente non di persone che vivono sulla loro attività giornalistica. Il vero problema è che in Italia tendiamo poi spesso a ideologicizzare l'una e l'altra cosa, per cui si dice da una parte chiunque faccia un blog ha diritto di essere pagato, oppure d'altra parte no, i blog sono gratuiti. No. Di volta in volta si verificano quali sono le condizioni. Sarei un po' più pragmatico e un po' meno ideologico. Quello dei giornalisti è un mestiere di vanitosi, in cui quindi spesso si fa chi ce l'ha più lungo e ci si dimentica che collaborare, specialmente in un contesto come quello attuale, in cui la tua reputazione online è fondamentale, in cui la rete di persone che ti circondano ti giudica e ti stima o ti disistima in ogni momento, non ci si rende conto spesso che la competizione aiuta sicuramente in termini di cercare di far meglio, ma può diventare d'ostacolo laddove si declina in un tentativo di fregare il prossimo senza trarne alcun guadagno. I giornali non perdono soldi a causa dei blog, no. I giornali non perdono soldi a causa dei blog, i giornali perdono soldi a causa di un modello, di tante ragioni, una delle quali è stata la difficoltà di capire quanto il passaggio dal cartaceo al digitale avrebbe inciso su un modello di business
che era quello precedente, che si reggeva sulla pubblicità e sull'acquisto della copia. Questo è il punto.